Ringraziamo innanzitutto il match partner della giornata che è la Sakaim. La Sakaim oggi è annoverata tra le principali imprese di costruzioni attive nel campo specialistico del restauro di edifici storici, realizzazione di hotels and resorts, residenziale di lusso ed edilizia di pregio. Con oltre un secolo di esperienza e realizzazione in tutta Italia, ci mandano dalla Sakaim proprio un loro messaggio che recita: siamo ormai storicamente presenti sul territorio, purtroppo a causa di eventi calamitosi che hanno lasciato brutte ferite. Per questo vogliamo dare un contributo al tessuto sociale ed abbiamo aderito a questa pregevole iniziativa. Ringraziamo quindi ancora una volta il nostro match partner e ci apprestiamo a assistere a questo derby, uno dei derby storici di questa categoria. Ruggeri Alessandro, Petroni Massimiliano, Angeletti Lorenzo. Cross in mezzo all'area, Lucaroni non controlla, il numero 3 delle Sanatoglia calcia fuori di poco sopra la traversa per Buldrini Noris, bel tiro al volo. Rimessa di Santa Maria Nuova, Cottini, di nuovo Santa Maria Nuova, lungo in mezzo all'area, Ulissi, il numero 9 del Camerino, tiro, gol, gol del Camerino, Michael Ulissi. Stoppa la palla, la mette a terra, si gira, tiro non forte ma efficace sull'angolo alla destra del portiere. Nicastro prova il tuffo, arriva molto piano, la palla ben angolata di Ulissi è efficace. Le Sanatoglia, Compagnucci, poi Iusi, ora palla di nuovo al numero 6, Iusi prova il volo. Bel tiro a mezz'aria di nuovo al centro per Cottini. Cottini lancio lungo che vede la partenza di Gabrielli dentro l'area. Tiro molto bella l'azione di Cottini. Buldrini per Aquilanti. Dentro l'area Aquilanti cade per una spinta di Francucci. L'arbitro giudica intervento falloso, rigore quindi per la squadra di mister Ortolani. A battere un rigore. Traversa, traversa fuori. Bene angolato sulla porta il tiro di Iusi che però trova l'incrocio dei pali. Dentro l'area la rimessa, palla a Duca che prova a controllare, marcato, si gira, prova il tiro di destro, fuori di circa un metro e mezzo, tocco di mano, l'arbitro era lì davanti però, giudica tutto regolare, palla la carambola addosso a un giocatore delle Sanatoglia, Piccolini se non sbaglio, che... Bene, lancio anche di Santa Maria Nuova, poi Pacini sulla destra trova Ulissi, vede l'intersezione di Ferretti sulla destra, Ferretti che crossa subito dentro l'area, clamoroso tiro di testa sbagliato di poco sopra la traversa da Gabrielli. Poi Compagnucci dentro l'area per Piccolini, sbaglia il tiro, palla bloccata da Aquilanti. Da Di Cifico. Con i Romoli. Ferretti. Ferretti si posiziona la palla di sinistro. Ben bloccata da Nicastro. Il tiro era molto centrale. Rinvio anche Nicastro, il portiere dentro l'area. Cross dall'angolo. Entra in maniera totalmente scomposta un giocatore delle Sanatoglia. Ma l'arbitro fischia la fine. È 1-0 per il Camerino, calcio Ulissi al minuto 15. Prima sconfitta in casa delle Sanatoglia. Festeggiano i giocatori del Camerino Calcio, applauditi dai propri tifosi.